Qua, mentre aspettiamo il postino, vediamo se stamattina suona. Ormai so che siete affezionati al mio postino. Un giorno lo chiamerò su e ve lo presenterò, cioè non lo conosco neanche io, quindi lo conosceremo tutti insieme. Proviamo a registrare questo video, ovvero il video delle letture di luglio. Ormai ci siamo quasi messi in pari. Via, andiamo. Allora, a luglio cosa ho letto? Quanto ho letto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libri ho letto a luglio. Letture altalenanti, alcune molto belle, alcune così così. Vediamo, ho iniziato il mese con il chiacchieratissimo e famosissimo Trust di Herman Diaz. Un libro dalla copertina vellutata che non frega niente a nessuno, ma io adoro queste copertine. Cosa dire di Trust? Trust a me è piaciuto molto. So che ha diviso tanto il pubblico dei lettori, c'è chi l'ha amato, chi l'ha abbandonato, chi l'ha trovato un libro insulso. Giustamente, ognuno ha la propria opinione, ci mancherebbe, e io sono tra quelli che l'hanno amato. E, tra l'altro, ve l'ho detto secondo me, nel book haul dove vi facevo vedere per la prima volta Trust. Se vi capita, recuperate, la presentazione del libro fatta da Feltrinelli, e la trovate qui su YouTube, sul canale Feltrinelli, dove c'è Hernán Díaz che appunto presenta e parla del suo libro. Se non mi ricordo male non fa assolutamente spoiler, quindi potete guardarla tranquillamente, perché io l'ho vista, l'ho guardata prima di leggere il libro e sapete che io sono assolutamente anti-spoiler, quindi non dovrei ricordarmi male ed è stato uno dei vari motivi che mi hanno convinto a comprare e a leggere il libro, oltre ovviamente alla recensione anche di Selvaggia. E alla curiosità che avevo comunque già di mio su questo libro. Lui è dalla presentazione, da quello che ho visto io nel video, mi è risultato molto, veramente molto simpatico. E mi è piaciuto il suo modo di raccontare, il perché ha scritto questo libro, come è arrivato a scrivere questo libro. Io l'ho trovato innanzitutto un libro con una scrittura molto elegante, molto precisa, in alcuni punti addirittura poetica, e allo stesso tempo una scrittura colta ma scorrevole, una scrittura che si fa leggere veramente con tanto piacere, ma si vede che ha un lessico ricercato, ha una struttura ben studiata. È un libro diviso in quattro parti e ogni parte ha la propria voce. E quello che mi ha sbalordito e mi è piaciuto tantissimo è il fatto che in ogni parte c'è il punto di vista del protagonista che abita quella parte, che racconta quella parte di libro, quella parte della vicenda e ha una voce veramente ben caratterizzata. Sembra quasi un libro scritto da quattro autori diversi. Herman Diaz, secondo me, in questo è stato magistrale nel riuscire a dare una voce specifica. Molto ben caratterizzata ad ogni personaggio che in quel momento parla della vicenda dal proprio punto di vista. È un libro di cui non si può, almeno io non voglio raccontare troppo, a parte che ne hanno già parlato in tantissimi, quindi comunque recensioni se ne trovano a bizzeffe sul web. Ma non ne voglio parlare troppo perché secondo me è un libro molto bello da scoprire man mano che si legge. E è molto bello immergersi senza saperne troppo per seguire la storia insieme a questi quattro protagonisti che appunto dicono la loro su una stessa vicenda. Infatti, uno dei temi secondo me portanti di questo libro è proprio l'affidabilità del narratore. Quanto ci possiamo fidare? Quanto di vero ci dicono
i personaggi che ci raccontano la storia, quanto di parziale, di soggettivo invece c'è in ciò che ci raccontano, a chi dobbiamo credere? La verità è assoluta? C'è una verità assoluta, una verità sopra le parti? O ovviamente in ogni vicenda ci sono tanti punti di vista, tutti veri a loro volta e tutti falsi nello stesso tempo, perché c'è la soggettività dello sguardo di chi racconta dal proprio punto di vista quello che è successo, c'è la soggettività della propria vicenda, della propria vicenda personale, della propria vita, del proprio carattere, del proprio modo di vedere le cose, quindi magari di omettere certi particolari perché per noi semplicemente non sono importanti e magari la stessa storia vista da un altro punto di vista, da una persona che reputa più importante certe cose da raccontare, ce la fa vedere da un altro punto di vista ancora. E quindi c'è tanto anche il tema dell'identità, della visione parziale che abbiamo appunto di noi stessi e del mondo che ci circonda. E tutto questo sullo sfondo di una New York di fine 800 e inizio 900, delineata secondo me molto bene dall'autore, una città che è sullo sfondo, ma che è non propriamente la città, ma la New York di quegli anni, quindi tutto quello che era l'economia, e la società, di quegli anni, sono comunque cardine portante per quello che sono le vicende che ci vengono raccontate, perché è una vicenda che racconta tanto anche dell'economia di quel momento storico di New York, della crolla della borsa, sì, del borso. Cominciamo con le stronzate. 7 minuti quasi senza dirne neanche una, il borso, che è il marito della borsa. Il crollo della borsa del 29, quindi c'è anche tutta la riflessione che ruota intorno a quello che è il denaro, il potere, le classi sociali, come il denaro e giustamente l'andamento dell'economia si riflette su quella che è la vita privata, su quelle che sono le varie classi sociali e anche qui, come vengono vissute determinate vicende a seconda di chi le vive, il relativismo, il punto di vista, la verità. Un altro tema che accenno perché per approfondirlo dovrei andare in particolari che spoilerano molto, secondo me è il tema del rovescio. Tutto ciò che è il dritto e il rovescio di una stessa situazione, tant'è che quando sono arrivata alla fine del romanzo mi sono ritrovata a pensare che la fine, secondo me, si collegava tantissimo con l'inizio del romanzo, quindi con la prima parte. La quarta parte si collegava molto con la prima parte, per vari motivi che appunto non posso dire perché, secondo il mio punto di vista, sarebbe uno spoiler enorme. Dico soltanto perché questo è una cosa che non va a inficiare la lettura, anche perché forse c'è scritto anche nella quarta di copertina, non lo so. La prima parte, nella prima parte ci viene presentato un romanzo scritto da un autore X e l'ultima parte è il diario personale di uno dei personaggi, di questi quattro personaggi. Che fanno parte di questa vicenda, che prendono parte in un qualche modo in questa vicenda che ci viene raccontata. Quindi, due modi di rappresentare in maniera scritta la vicenda molto diversi, quindi il romanzo che è fiction, è la visione di un autore, quindi di una persona esterna di una vicenda e il diario, che invece è la visione forse più intima per vedere il punto di vista molto interno di una persona coinvolta in queste vicende.
Quindi c'è anche tutta questa contrapposizione, questo rimando continuo, un filo rosso bellissimo che collega tutti questi quattro, queste quattro parti. Io, ve lo consiglio caldamente, a me è piaciuto veramente tantissimo. Poi le riflessioni, si sprecano, nel senso che ce ne sono tantissime altre da fare su questo romanzo, ma bisognerebbe andare nel territorio dello spoiler. Vi dico solo che con Selvaggia ci siamo scambiate vocali da un quarto d'ora a 20 minuti, perché avendolo letto tutte e due potevamo appunto parlare meglio delle vicende senza paura di spoiler, e abbiamo tirato fuori tante di quelle riflessioni, collegamenti, non collegamenti, sul titolo, sul personaggio, sulla modalità di scrittura. Cioè, è stato un vero e proprio godimento. Dopodiché ho letto il libro che mi ha regalato la mia amica Giulia, mi hanno detto di fare un blog, La mamma si è addormentata, di Romy Hausmann, uno dei tanti titoli usciti per Giunti in questa collana, che non so se ha un nome proprio questa collana. Dico questa collana perché sono quei libri che hanno queste copertine vellutate con il titolo, il disegno in rilievo, questi colori sempre sul nero, il grigio, molto belle, a livello estetico molto belle. Che mi incuriosiscono sempre molto, tant'è che ho in lettura un altro titolo sempre Giunti, sempre di questa collana con queste copertine, non mi ricordo il titolo perché adesso ho davanti questo e quindi mi viene La mamma si è addormentata, vabbè, non me lo ricordo e tanto ve ne parlerò nel prossimo wrap up. E sono quei titoli che mi attraggono molto a livello estetico in primis e poi per le trame, perché mi danno l'idea proprio di quei libri che si leggono in un soffio, molto accattivanti, con queste trame che vogliono stupire il lettore, che ti vogliono proprio far fumare il cervello. D'altra parte, però, ho sempre un po' la remora nell'iniziare questi romanzi del libro che vuol vincere facile e che quindi poi scade nel banale, nel già visto, nel già sentito, nel trito e ritrito. Purtroppo è il caso di questo libro. La lettura è partita con entusiasmo, perché la prima metà si legge molto velocemente ed è molto accattivante, vieni buttata in questa situazione. Io qua non dico assolutamente, cioè meno che meno che negli altri libri, perché i thriller secondo me vanno affrontati a sentimento, senza sapere troppo della trama. Tra l'altro, se non mi ricordo male, avevo letto quello che c'è scritto qua nella letta, e dopo aver letto il libro, e mi ricordo che dentro di me ho pensato: ma porca miseria, spoilerano metà del libro. Cioè, no, è un thriller, dovete dire il minimo indispensabile. Poi vabbè, ve ne avevo già parlato anche nel book haul. E poi, come dico sempre, non fate i pigri, andate su Google, su Amazon, digitate il titolo e vi viene giù la trama, se volete dello spoiler e volete leggere di cosa parla. E se vi interessano i thriller, è un thriller, quindi questo è. E dicevo, la prima parte scorre molto velocemente, è molto accattivante, ti butta in mezzo a questa vicenda con questi spot che ti fanno intuire cosa sta succedendo, ma non ti fanno capire bene fino in fondo, ti mettono molti dubbi, molti punti di domanda, quindi vuoi andare avanti, vuoi capire cosa è successo, chi è questa, perché è collegata a quest'altro personaggio, cosa è successo. Poi, dalla metà in poi, quando si cominciano a tirare tutti i fili della trama, diventa molto, molto prevedibile e molto banale. E lo dico sempre, detto da me che sono una persona poco scafata in generale, cioè sono sempre quella che fino all'ultima pagina non capisce chi è l'assassino, non capisce l'intreccio, dove vuole andare a parare. E soprattutto anche quando mi approccio a questo tipo di libro, io leggo facendomi travolgere dalla storia senza stare troppo a pensare e
cosa potrebbe essere successo. Cioè, sono curiosa e voglio andare avanti, ma non è che mi fermo perché voglio arrivarci prima che l'autrice mi sveli l'arcano e voglio vincere la sfida e capirlo prima dell'autrice. Io mi ci butto, vado avanti e leggo. Quindi, se io arrivo a dire che una trama mi è sembrata molto prevedibile e banale e che avevo già capito dalla metà del libro dove volesse andare a parare, secondo me qualcuno che è molto più scafato di me, che è abituato a leggere thriller, che ha una mente molto più avvezza a questi ragionamenti e quindi per logica riesce spesso a capire dove vuole andare a parare un thriller, chi è l'assassino, cosa è successo. Se io l'ho capito dalla metà in poi, persone più scaltre di me lo capiscono a pagina 10. Secondo me l'autrice ha messo troppa carne al fuoco, con l'intento, di voler stupire a tutti i costi il lettore, e fino ad arrivare a delle situazioni veramente, ai limiti del plausibile, inverosimili, assurde, che danno quasi fastidio perché si capisce, si intuisce che è tutto fatto non per articolare una bella trama, per intrigare, ma solo per voler mettere dei colpi di scena uno dietro l'altro, stupire il lettore. E questo non mi è piaciuto e mi ha dato fastidio. È un thriller che si fa leggere, poco impegnativo, peccato perché poteva essere veramente. Poteva avere delle potenzialità, ma sono state mal gestite. Quindi per me è un no. Dopodiché mi sono approcciata a un capolavoro e devo ringraziare, perché l'ho scoperto guardando un suo video, Arianna Bonardi. Ovvero, l'ho visto nel suo video, l'ho comprato e l'ho letto, mi sono approcciata a Jack London con La peste scarlatta, un titolo che io non conoscevo di Jack London. Ho sentito parlare del Vagabondo delle Stelle, vabbè, i suoi più famosi che adesso non mi vengono in mente, ovviamente. Vabbè, conosciamo tutti Jack London. Ma perché non ce la posso fare? Ma che problemi ha il mio cervello? Beviamo un pochino di finto caffè, perché non è vero caffè quello di Starbucks. Ma il vero caffè mi fa venire la tachicardia, quindi cioè, di problemi ce ne sono già tanti, evitiamo la tachicardia. Vabbè, ho letto La peste scarlatta di Jack London. Questo è un libro, sì, è un libro, non è propriamente un romanzo, perché come vedete è cortissimo, sono 80 pagine, è un racconto di una potenza inaudita. È un libro che è devastante, è sublime, è magistrale, è un capolavoro. E io, forse ignoranza mia, magari voi tutti lo conoscete e io sono l'ultima pirlotta arrivata, ma non ne ho mai sentito parlare. Come mai? È un cazzo di, scusate, un cazzo di capolavoro, va detto. Mi è scappata la parolaccia, però, cioè, mi arrabbio quando scopro delle perle e non ne sento, cioè dovrebbero leggerlo tutti e parlarne tutti perché è un cazzo di capolavoro, va bene? Lasciatemelo dire. In pochissime pagine, perché ribadisco, sono 80 pagine, poi cioè, scritte così, così che non vedrete mai perché vi faccio venire il mal di mare, cioè, si leggono veramente in un pomeriggio. London delinea un pensiero devastante su quella che è la natura dell'uomo e la società. Tra l'altro non scritto l'altro ieri che dici, personaggio che vive nella nostra contemporaneità, quindi delinea un qualcosa di già visto, già sentito, già scritto, già parlato. Sì, parla della cosa più antica del mondo, no, però parla dell'uomo, quindi sicuramente l'uomo anche ai suoi tempi era già stato indagato, studiato, riflessioni filosofiche sull'essere umano, il nostro posto nel mondo, com'è strutturata la società, come evolve, come involve, quindi sicuramente, però l'ho trovato, molto attuale. Da leggere, ancora di più adesso dopo che, noi abbiamo affrontato una pandemia. Riesce a mettere sul piatto veramente tante riflessioni, senza rendere la lettura pesante, senza rendere queste 80 pagine,
dense, piene di troppi concetti. No, lui ti racconta questa storiella, perché è quasi una storia dal sapore di favola raccontata intorno al fuoco. C'è questo nonno, questo nonno protagonista, che mentre parla con questi ragazzini che sono con lui, tra cui suo nipote, se non ricordo male, racconta a questi ragazzini, attraverso degli aneddoti, attraverso dei suoi ricordi, com'era la vita prima di questa peste scarlatta che ha devastato il mondo e ha devastato la società come la conosceva lui. Quindi com'era la sua vita prima, contrapponendola a quella che è la vita che stanno vivendo loro. Lui, tra l'altro, è l'ultimo superstite e l'ultimo testimone di quella che era la vita prima di questa pandemia che ha ribaltato il mondo prima della peste scarlatta. E quindi c'è questa contrapposizione tra lui, il suo vissuto, il suo pensiero e questi ragazzini che sono nati e vissuti a peste scarlatta avvenuta, quindi che conoscono solo il mondo che stanno vivendo in quel momento. Un mondo ritornato alle origini, un mondo molto primitivo, dove non c'è più l'istruzione, dove si vive in maniera proprio primordiale, come faceva l'uomo delle caverne. E quindi c'è questo racconto e questo scambio di battute tra il nonno e questi ragazzi che fanno riflettere tanto su temi immensi. Sul potere, sulla società, sulle classi sociali, sull'istruzione, sulla potenza della parola, l'insegnamento, i libri. Io ve le butto lì così. Qua ovviamente sono raccontate attraverso le riflessioni e le parole di questo nonno e hanno una potenza e un impatto che chiudi il libro e veramente ti senti devastato da tutto quello che Jack London ti sbatte in faccia. Fatevi veramente un favore, comprate questo libro e leggetelo perché è veramente importante quello su cui ci fa riflettere e sulla natura dell'uomo, sul lato selvaggio dell'uomo. Fa fare veramente tantissime riflessioni. E ribadisco, in generale, ma ancora di più dopo quello che abbiamo vissuto noi, dopo la pandemia. Presa dall'entusiasmo di questa lettura che mi ha veramente spaccato la testa in due, ho detto, dai, già che stiamo parlando di peste, di pandemia, di cose allegre, come sempre, cioè io leggo sempre pagine allegre e poco devastanti, ho detto affrontiamo un libro che mi incuriosisce da sempre, ho in casa da decenni, ma non mi decidevo mai a leggere. Quindi ho detto leggiamo La Peste, il più famoso, confronto a almeno quello che sono i miei radar, più famoso, La Peste di Albert Camus. Famosissimo, l'ha letto tutti. Mi ci sono approcciata con molto entusiasmo, visto la lettura appena fatta e perché è un libro che mi ha sempre incuriosito, di cui ho sempre sentito parlare benissimo. Non dico che sono stata propriamente delusa, ma ci sono dei ma. Non è un libro che mi è piaciuto così tanto come avrei voluto e come pensavo. Cos'è che mi fa storcere un po' il naso? Principalmente solo una cosa, che però purtroppo per me è importante tanto quanto la trama, ovvero la prosa, lo stile, che non so se qua se è lo stile del nostro Albertone o se è un difetto della traduzione, se magari una traduzione un po' vecchiotta, questa non lo so, traduzione di Beniamino Dal Fabbro, che nella mia immensa ignoranza non conosco, non so se questa è una traduzione un po' vecchiotta o se è proprio lo stile del nostro Alberto. E non è una prosa immediata, che io non ho trovato la prosa immediata, l'ho trovata uno stile alto, ma non è questa la difficoltà, non è il fatto che sia uno stile alto, perché in altri libri ho trovato uno stile colto, alto, ma con un approccio comunque fluido e facile da leggere. Questo invece l'ho trovato uno stile alto, ma con una struttura della frase
proprio struttura in senso tecnico della frase, cioè come vengono messe le parole nella frase, che mi risultava difficile leggere, cioè spesso dovevo tornare indietro perché non capivo perché quella virgola è stata messa lì, perché è strutturata così la frase, non, cioè proprio una difficoltà mia evidentemente, cioè è un mio limite mentale. Ma questo purtroppo mi ha veramente rallentato tanto nella lettura. Ed è un peccato perché è ovviamente, come vedete anche dai post-it che ho messo, una lettura che comunque mi è piaciuta, un tema che mi interessa molto, di riflessioni qua dentro ce ne sono anche qui a manciate, si può veramente stare dei giorni a parlare, a riflettere su tutto quello che ci racconta Alberto, mi viene da chiamarlo Alberto, il mio amico Alberto, delle descrizioni veramente molto belle e molto visive che ti fanno proprio percepire quello che sta succedendo e quello che vuole descrivere. Ancora di più, e lo dico come l'ho detto della peste scarlatta e come penso che sia ovvio, dopo quello che abbiamo vissuto noi, dopo la pandemia che abbiamo vissuto, secondo me è un libro che possiamo capire e in cui possiamo immergerci ancora di più. Però sì, il modo di scrivere, lo stile, la prosa mi ha veramente molto frenata. È un libro molto denso, già di suo, per le riflessioni che fa, per quello che racconta, cioè 30 pagine mi sembrava di averne lette 70, quindi avrebbe aiutato una prosa un pochino più leggera, un pochino più fluida. Però questo magari cioè magari sicuramente è un problema mio, del mio modo di leggere e di percepire la narrazione. E vi volevo solo leggere perché prima, mentre guardavo i libri di cui dovevo parlare, l'ho ripreso in mano e ho aperto dove avevo messo il primo post-it, anche perché anche qui nei miei punti ho scritto riflessione a pagina 30 e l'ho riletto e mi ha colpito. E la parola peste era stata pronunciata per la prima volta. Vabbè, salto alcune frasi, non vi leggo tutto. I flagelli, in vero, sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli quando ti piombano sulla testa. Nel mondo ci sono state in egual numero pestilenze e guerre, e tuttavia pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre impreparati. Quando scoppia una guerra, la gente dice non durerà, è cosa troppo stupida, e non vi è dubbio che una guerra sia davvero troppo stupida, ma questo non le impedisce di durare. La stupidaggine insiste sempre. Cioè se ne, ecco, qua ad esempio c'è un tipo di frase che, cioè, si capisce ovviamente mentre uno lo legge, però la stupidaggine insiste sempre, cioè se ne accorgerebbe se non si pensasse sempre a se stessi. Sentite la difficoltà anche nel leggerlo, quindi questo quando parlavo di una prosa, di una struttura delle frasi, di una scelta di parole che mi hanno reso la lettura veramente più difficile. I nostri concittadini al riguardo erano come tutti quanti, pensavano a se stessi, in altre parole erano degli umanisti, non credevano ai flagelli. Il flagello non è commisurato all'uomo, ci si dice quindi che il flagello è irreale, è un brutto sogno che passerà. Ma non passa sempre, e di cattivo sogno in cattivo sogno sono gli uomini che passano, e gli umanisti in primo luogo, in quanto non hanno preso le loro precauzioni. E poi via andare, c'è tantissime altre riflessioni di questo calibro, di questo genere, quindi un libro che da un certo punto di vista, come trama, i personaggi che vengono descritti, il modo in cui si fa riflettere il lettore, mi è piaciuto tantissimo. La prosa no. Ho adorato il fatto che ci sia la contrapposizione della risposta, della religione davanti alla peste e la risposta invece del medico, quindi della parte un pochino più scientifica e razionale davanti, se, appunto a questa pandemia. Ho adorato il fatto che un personaggio grande, senza far troppo spoiler, a parte che penso che l'abbiate letto tutti, ero rimasta solo io, è alla ricerca continua delle parole perfette per il suo romanzo, per l'incipit del suo romanzo, è un'occupazione che lo tiene impegnato, è un'occupazione, lui non demorde nella ricerca di queste parole perfette anche nel mezzo del caos di questa peste che sta
sta dilagando e quindi porta confusione, tragedia, intorno a lui, ma lui non demorde e continua ad andare avanti a cercare le parole perfette per il suo romanzo e tutto quello che vuol dire quest'azione di questo personaggio. Ovviamente si parla del ribaltamento delle regole, dei giochi di potere, di chi guadagna e specula anche nel pieno di una tragedia così grande. La superstizione, la contrapposizione tra la volontà umana e quello che è la natura, la malattia, ciò che non si può controllare, ma che l'uomo testardamente vuole controllare, vuole sconfiggere, perché l'uomo vuole essere sempre soprattutto, vuole vincere soprattutto, vuole essere il re del mondo incontrastato e riuscire ad andare anche contro a cose a cui non possiamo. Cioè, possiamo provarci, ma non sconfiggeremo mai totalmente le malattie, l'evolversi, e l'andare avanti della natura. Ma noi siamo testardi e pensiamo sempre di poterla scampare, di essere più furbi, di essere più bravi, più intelligenti, ma ci sono cose che vanno al di là e oltre la nostra capacità umana di poterle fronteggiare. Quindi un libro che da un certo punto di vista, come vi dicevo, mi ha entusiasmato tantissimo, mi sono molto incavolata per la prosa, ma non, poverone, mica per Alberto o per chi ha fatto la traduzione, per i limiti del mio cervello, che non me l'hanno fatta apprezzare. Dopodiché ho letto Libri che mi hanno rovinato la vita di Daria Bignardi, ve ne avevo già parlato quando ve l'ho fatto vedere nel book haul, è un libro che di tutt'altro calibro e tutt'altro peso, però mi è piaciuto tantissimo. Secondo me è un bellissimo inno alla lettura, alla letteratura. Mi è piaciuto molto il fatto che ci siano le vicende biografiche di Daria Bignardi mescolate, alle letture decisive, che lei ha fatto durante la sua infanzia e la sua adolescenza. Ci sono tante curiosità che io dico sempre io perché lo so che sono molto limitata e ignorante, quindi per certe persone magari sono letture o cose che sapeva già, però ci sono curiosità su scrittori e su libri molto particolari che io non conoscevo, sono andata anche poi a cercare in internet perché mi aveva incuriosito e mi ha fatto venire voglia di saperne di più. È un viaggio nella mente di una donna che io considero molto colta, molto brillante, molto intelligente, quindi ho adorato fare questo viaggio nella sua mente e nella sua vita, in parte della sua vita. Parla molto di dolore, di quel piacere che hanno alcune persone nel crogiolarsi nel proprio dolore, è un'esplorazione della tristezza, della malinconia, della depressione. Ha una scrittura molto limpida, molto fluida, intima e si legge in un soffio. Non stiamo parlando, ribadisco, di un capolavoro della letteratura, ma se vi piace Daria Bignardi e volete sapere un pochino di più su quello che è stata la sua vita e su quello che è stato l'inizio della sua vita da lettrice, secondo me è un libro che, detto proprio fuori dai denti, non vale 16,50 euro, qui Einaudi ce lo vende. Ma se lo trovate in un mercatino dell'usato, in biblioteca, secondo me è una lettura che fa il suo dovere, intrattiene, fa comunque riflettere, perché vabbè, penso che praticamente quasi ogni libro, se uno vuole, fa trovare degli spunti di riflessione, e a me è piaciuto molto. Dopodiché, ho affrontato Strega Comanda Colore di Chiara Tagliaferri. Anche questo ve ne avevo già un po' parlato nel book haul, quindi non sto a dirvi più di tanto di come, perché l'ho trovato, l'ho comprato e l'ho letto. Mi è piaciuto un libro che spesso ho accomunato a Niente di Vero di Veronica Raimo, perché ha più o meno lo stesso impianto narrativo. Questa specie di, dico specie perché sinceramente non lo so se come
se viene definito così oppure no, autofiction. A differenza di Niente di vero di Veronica Raimon, non so perché mi è venuto Raimon di Veronica Raimon. Chi è Raimon? Vabbè, qualcuno dei cartoni giapponesi. È meno ironico, è un pochino più caotico nello srotolare i ricordi, di questa famiglia. Ci viene raccontato di questa famiglia, è il racconto di questa famiglia, delle vicende. E dei ricordi di tutta questa storia, che ruota intorno a questa famiglia, però è un pochino meno lineare e va anche un pochino più indietro, in generazioni passate. Diciamo che parte dal racconto personale e anche con uno sfondo un pochino più generale dell'Italia dei primi del Novecento fino ad arrivare agli anni Ottanta del 1900, fino ad arrivare al 1980, quindi a quasi una nostra contemporaneità. Lo so che non è nostra contemporaneità, però io ci sono nata negli anni Ottanta e per me è l'altro ieri, quindi passatemelo. E parla del rapporto con la sorella, del rapporto con una madre amorevole ma in parte assente, parla di un padre che muore presto, quindi della sua assenza. Ci sono molte citazioni sulla cultura pop degli anni Ottanta e Novanta. C'è la contrapposizione tra una Piacenza molto provincialotta, contrapposta a una Roma invece molto più mondana, che si regge sul consumismo, sul il materialismo, il possedere, il far vedere, il mito della ricchezza, dell'esporsi. Per far vedere quanto si ha, quanto si possiede, quanto si può arrivare in alto. È un romanzo intriso di tanta tristezza, è un romanzo che parla di vuoto affettivo che spesso viene colmato nella maniera sbagliata, oppure, ovvero con cose materiali e non con affetto e sentimenti. Parla di rapporti familiari crudeli anche in alcuni punti, quindi è una storia particolare, familiare molto particolare, come dicevo prima, per certi punti di vista simile a Niente di vero, ma con un velo di malinconia e di crudeltà che lo rende meno ironico e un pochino più pesante da leggere, pesante non nel leggerlo, ma in quello che racconta. Finiamo con l'ultimo libro letto a luglio, ovvero Chiacchiere di bottega di Philip Roth, libro di cui non posso e non so dire più di tanto, perché sono conversazioni che Philip Roth ha fatto con vari personaggi, da Primo Levi Isaac Singer, non lo so perché sono un'ignorante caprona. Qua sento la voce di Sgarbi che dice capra, capra, capra. Ebbene sì, Ivan Klima. Clima. Facciamo sfoggio di tutta la mia ignoranza. E poi chi c'è ancora? Milan Kundera, Edna O'Brien, che conosco perché ho letto, Mary McCarthy, Bernard Malamud, insomma, sono varie conversazioni e quindi botta e risposta e riflessioni di Philip Roth con questi personaggini di un certo calibro. È molto breve, come vedete, mi va via anche la voce,
breve ma denso e intenso, come solo Philip Roth sa essere. Sono questi scorci di conversazione e di conversazioni, plurale, perché sono tante. Che ovviamente offrono spunti di riflessioni sul panorama politico dell'epoca, sul panorama sociale, su cucù, su quanto sono deficiente io. Lo sapeva anche Philip Roth, anche se non mi conosceva, ma lo sapeva che sono una grande deficiente. Sul panorama culturale, sul mondo ebraico, c'è tanta, tanta riflessione sul mondo ebraico, sulla religione. Sulla censura verso la libertà di espressione, di pensiero, riflessioni sulla guerra, sul dolore, sull'emarginazione, sull'immigrazione, sull'esilio, chi più ne ha, chi più ne metta. Insomma, sappiamo che anche se sono poche pagine, stiamo parlando di Philip Roth, quindi cioè, inizia a leggerlo e si scoperchia un vaso di Pandora su queste poche cose che vi ho detto, no? Perché stiamo parlando giusto di 3-4 riflessioni sul nulla, su argomenti molto anche leggeri. Se pensiamo che parte dalla conversazione con Primo Levi, si può già intuire comunque, il livello di conversazioni, racchiuse in questo libricino. Penso che sia fuori catalogo, non ne sono sicura. Io l'ho trovato un mercatino dell'usato, quindi. Se vi piace Philip Roth e vi capita tra le mani, secondo me è una lettura molto valida e molto interessante da fare. Sto diventando bravissima, 41 minuti, che brava che sono. Il postino non ha suonato, mi dispiace per i fan del postino. E basta, queste sono state le mie letture di luglio e ci vediamo alla prossima. Grazie come sempre per i commenti, per il supporto, per chi si iscrive, per chi mette mi piace, anche per chi non si iscrive e mi guarda così di passaggio. Grazie di tutto e basta. Ci vediamo alla prossima. Un bacione.